In questo video tutorial mostreremo come collegare pneumaticamente i mandrini PowerTech 300 e PowerTech 400. L'impianto pneumatico della macchina deve essere provvisto di un sistema di filtri per purificare l'aria. Su questi elettromandrini è presente un cilindro di blocco a sblocco a doppio effetto, per cui avremo il primo raccordo per lo sblocco utensile, il secondo per il blocco utensile e la pressurizzazione e infine il terzo per il soffio cono. Per l'azionamento del cilindro di blocco e sblocco è necessario utilizzare un'elettrovalvola 5 vie 2 posizioni monostabile. Gli scarichi dell'elettrovalvola che azionano il cilindro di blocco e sblocco devono essere indipendenti tra loro e non in comune con altre elettrovalvole. Utilizzare dei silenziatori con portata maggiore o uguale a 1400 normal litri minuto. Evitare silenziatori in bronzo sinterizzato. Inserire sulla linea dello sblocco una valvola di scarico rapido per aumentare la velocità di risalita del pistone in fase di blocco. Collegare i tubi ai tre raccordi e verificare che non vi siano schiacciamenti o strozzature nelle cannette pneumatiche. Per azionare il cilindro di blocco e sblocco, collegare le cannette pneumatiche all'elettrovalvola. Regolare la pressione a 6 bar. Azionando lo sblocco tramite l'elettrovalvola, la pinza fuoriesce. Azionando il blocco, invece, la pinza torna indietro e il pistone arretra fino alla posizione di ritorno. Una volta terminata la corsa del pistone, si attiva la pressurizzazione. La pressurizzazione è un getto di aria continua che sigilla le tenute meccaniche presenti tra l'albero e la flange anteriore dell'elettromandrino e deve essere sempre attiva quando la macchina è accesa. Il soffio di pulizia a cono deve essere attivato nella fase di cambio utensile per pulire il cono portutensile e la sede conica dell'albero. L'elettrovalvola che lo gestisce deve essere monostabile, 3 vie, 2 posizioni. La pressione di esercizio deve essere sempre di 6 bar. Il soffio cono deve essere attivato solo dopo l'avvenuto sblocco del cono portutensile. Aspettare che il sensore S2 pinza aperta sia acceso. È possibile disattivare il soffio cono quando il cono si trova a una distanza di 20 mm dall'albero dell'elettromandrino. Nel caso in cui abbiate un elettromandrino raffreddato a liquido, utilizzare uno scambiatore di calore o una chiller unit. La pressione del fluido di raffreddamento non deve superare i 6 bar. Collegare i tubi di ingresso e di uscita ai due raccordi presenti sul mandrino. Su richiesta, Aiteco può fornire scambiatore di calore e fluido di raffreddamento. In caso di necessità, potete consultare il manuale uso e manutenzione presente nel CD in dotazione.